di facile ne ho conosciuto poche cose nella mia vita, mi sono sempre guadagnato tutto. Sono molto felice e molto orgoglioso perché questa è una società importantissima. Credo che sia un gruppo che abbia tanta voglia di fare. Stare a vedere quello che non è andato, quello che non è andato, stare a vedere, da cercare, vengono fuori mille componenti, sono mille variabili. Zero alibi e centrati sul lavoro. Questo è quello che chiedo. È l'emozione che fa la differenza, è indipendentemente poi da dove vinci o da cosa fai, quello è il punto più alto, quando ti emozioni. Tutto quello che noi abbiamo fatto fino adesso l'abbiamo fatto con la passione, con la voglia di essere lì sul campo, con la voglia di sudare, perché io come i miei ragazzi, noi vogliamo sentire l'acqua sulla testa, vogliamo sentire la neve sulla bocca, vogliamo sentire l'erba tagliata, vogliamo andare in campo ed emozionarci. Ma perché ci devono togliere questa cosa? Ma perché? È una roba vergognosa che permettiamo ad Arezzo, ad gente di venire qua e di giocare su questa passione che ha questa città a casa, questo amore che ha per questa squadra. Ma lo dobbiamo difendere, non possiamo permettere che questa gente ci tolga la passione. Dovete fare uno sbarramento, un filtraggio. Dovete difendere la vostra passione, dovete difendere i vostri colori. Perché noi, se ci danno la possibilità, andremo in campo a farlo. Da Foglia, ragazzi, che tocca, attenzione, Foglia penetra, palla che passa Moscardelli, non sbaglia, passa il vantaggio Laghezzo. Con Benedini, allo scatto con Moscardelli e poi Benedini, attenzione a Moscardelli che scippa il pallone, Moscardelli in area, Moscardelli, la palla dietro, il tiro! È salvezza Arezzo al momento, la rete di Cellini, la rete dell'ex, la rete che adesso salva un intero popolo, quello amaranto, la corsa di Cellini, di Marco Cellini sotto la curva amaranto. Per un risultato inaspettato alla vigilia, ma tanto, tanto voluto da mister Massimo Pavanel, ci ha creduto.